dico questo. Ci sono sulla Terra, fra le migliaia di persone che ho conosciute, ma le centinaia di migliaia, 3 o 4 persone, 5 forse, che io stimo e che tengo nel cuore nel momento di morire. Tra questi ci sei tu. La voce che avete appena ascoltato è la voce di Gustavo Adolfo Roll, e la Giuditta a cui si fa riferimento è Giuditta Dembek, che è nostra ospite questa sera a Mondo Medianico, e la ringraziamo per la sua disponibilità e per essere qua con noi. Grazie a voi, vi auguro che questo programma abbia tutto l'audience che merita, perché io vi vedo molto agguerriti e molto decisi a fare un sacco di cose. Ho ascoltato i vostri progetti, le vostre intenzioni. Ok, sì, va bene. Grazie mille. Io sono Fabio. Io sono Clay. Siamo i fondatori del gruppo di ricerca e investigazione sul paranormale UPE, che è Urbex and Paranormal Experience, della quale fa parte anche Lara, che non è qui con noi ma che salutiamo. Ciao Lara. Ciao amore, mia moglie. Mondo Medianico vuole essere un salotto nel quale potete divulgare le vostre esperienze con il soprannaturale e condividerle con noi, il nostro pubblico. Se volete scriverci, potete farlo a mondomedianico@outlook.it, ma direi di non perdere ulteriore tempo e di dedicarci alla nostra ospite, che è un ospite d'eccezione, direi anche. Si può dire che è mia mamma, ovviamente, come si potrà vedere. Casualmente Clay è mio figlio, ha visto, ha sentito, ha ascoltato un sacco di cose. Per quello che sono cresciuto così. Diciamo che ha vissuto nella Golden Age, nell'epoca dell'oro di quello che poteva essere lo studio dei fenomeni paranormali, soprattutto anche in Italia. Io vi racconto la mia storia in pochissime parole. Io ero cronista alla Gazzetta del Popolo e un giorno il redattore capo mi fa: Giuditta, tu che sei strana di tuo, e questo mi dice già molto, no? Perché io contattavo personaggi borderline, veramente, me li andavo a cercare. Tu che sei strana di tuo, dicono che questa è una città magica. Dai un'occhiata in giro e scrivimi un pezzo, che so, una cartella. E quella cartella è diventata una rubrica fissa, prendeva le 2 pagine centrali del giornale inoltre la settimana, è diventata un libro. Dunque io trasmetto da 37 anni la radio. Guglielmo Marconi se n'è andato, mi ha lasciato lì e io sono rimasta lì subito dopo di lui, per cui sono stata la prima voce dell'emittenza libera, quando la radio non si chiamava privata ma pirata, e ci cercavano quelli dell'Escopost con il radiogoniometro, perché non si poteva trasmettere via etere. Ecco, io ho cominciato allora. Però c'erano dei personaggi interessantissimi da intervistare. C'era Peter Colosimo, che ha scritto nei primissimi anni 70 il libro Astronavi sulla preistoria, che andava a rileggere i vecchi graffiti. Dice: ma questi non sono uomini delle caverne, questi sono uomini che arrivavano da altrove e che ci hanno lasciato queste cose. Andava a leggere in un'altra chiave. E per cui un'apertura mentale enorme, trovarsi in quel momento, in quella Torino. Diciamo, c'erano un sacco di personalità che sarebbe stato interessante poter approfondire. Però era tutto nascosto, non se ne parlava. Io sono stata la prima che ha tirato fuori pubblicamente delle cose, e all'epoca ho ricevuto delle minacce. Ad esempio, quando avevo scritto l'articolo sulla Gran Madre, sulla chiesa della Gran Madre a Torino, e che una delle statue alzava un calice verso il cielo, e ho detto: questo è il simbolo del Graal, mi hanno detto: ma tu non puoi, tu non devi scrivere queste cose. Ma erano i primi anni 70. Ovvio, io sono come mio figlio Clay, che se gli dici non fare questa cosa non è ancora finito di parlare, che la sta già facendo. Ma sai, la mela non cade tanto lontano dall'albero. Parliamo di Roll. Era una giovane baldanzosa cronista della Gazzetta del Popolo, in una città che sapevo che era magica, perché girando ho scoperto alcune cose nascoste, segrete, appunto ero stata anche minacciata. Avevano anche minacciato, poi quando sei nato tu, avevano minacciato di far del male al bambino se avessi continuato. Interessante. Sì, sì, non te l'ho mai detto, te l'ho mai detto. E comunque, dico al mio redattore capo, che Dio ce l'abbia in gloria perché è stato un grande, Marenco, vado a intervistare Roll. Lui, vecchio marpione, sapeva che Roll non avrebbe mai parlato, neanche se l'avessero scorticato. Fa: brava, brava, vai, che se torni con l'intervista fermo le rotative e te la metto in prima pagina. Questo è il sogno di tutti i giovani cronisti. E allora telefona Roll, tutta baldanzosa, risponde lui, perché mi hanno detto: guarda che non risponde al telefono, o se risponde fa la voce della cameriera o fa le vocine strane. Gli telefono: buongiorno, sono Giuditta Dembek della Gazzetta del Popolo, e
mi ha dato tempo di finire. Alto là, ragazza, mi fa. Come giornalista io non ho niente da dirti. E già lì si è accesa la scintilla, perché ero molto più veloce allora di adesso che ho 70 anni, a 72 facciamo. Si è accesa la scintilla, se lui mi dice questo è perché vuole dirmi delle cose. Mi fa, prenditi ben guardia, ho usato queste parole, dal pubblicare anche una sola delle parole che io potrei dirti. Come persona invece, gli ho detto, ma io non la tradirò mai. Mi fa, oh sì, lo so. Fra le migliaia di persone che ho conosciute, ma le centinaia di migliaia, tre o quattro persone, cinque forse, che io stimo e che tengo nel cuore nel momento di morire, tra questi ci sei tu, perché ti stimo per un'infinità di cose, non solo perché mi hai capito e perché sei stata con me molto buona sempre. Non avrei mai tradito Roll né nessun altro, perché io ho imparato che la parola che tu hai dato non la puoi tradire, la devi difendere a costo della tua vita. Se tu dici bianco, deve essere bianco e difenderai quello che hai detto. E Roll, quando mi ha sentita per la prima volta, ha percepito qualcosa che io non saprei dire. È stata una cosa molto bella, che è durata dal 74 circa fino al giorno della sua morte, 20 anni. E in questi 20 anni, se lei dovesse prendere un episodio che ha vissuto, che l'ha scossa maggiormente. Ho visto tante cose da lui. Quello che io ho scritto poi nel libro, che è uscito molti anni dopo, è uscito anche anni dopo la sua morte, Gustavo Adolfo Roll, il grande precursore. Tutto quello che io ho scritto e tutto quello che io dico non è mai per sentito dire. Io ho scritto e parlo e racconto di cose che ho visto io con i miei occhi o che mi ha raccontato Roll. Perché io volevo essere la testimone di quello, ma me l'ha chiesto lui del resto, di quello che lui era e di com'era. Infatti lui si è raccontato al registratore che non permetteva a nessuno di registrare, e invece ci vedevamo a casa sua e con questo piccolissimo registratore a batterie, perché lui non voleva assolutamente vedere le ruote che giravano. All'epoca c'erano quei bestioni enormi con le ruote che giravano. No, io non voglio vedere quelle ruote mi portano via la vita, nascondilo. E ho un registratore piccolissimo, lo coprivo con un foulard di seta che lui non lo vedesse girare, e lui parlava. E comunque sì, ho visto molte cose, ma cosa che più mi è rimasta impressa, non so se te l'ho raccontata a lei, io ero andata quel pomeriggio a casa sua e c'erano due ragazze che erano andate a vedere un quadro che lui stava dipingendo, e lui ce l'ha fatto vedere, ho chiacchierato un po'. Io dovevo ritornare a casa, avevo questo grosso registratore dietro, e Roll dice alle ragazze, accompagniamo Giuditta a casa. Dice, ma no, fa una delle due ragazze, ma no, abbiamo solo la 500, non ci stiamo. C'erano due ragazze, io col registratore, e Roll, che era alto quasi 2 metri. Ma non ci stiamo tutti nella 500. E Roll fa, ma come, dobbiamo lasciare Giuditta a piedi? Io posso cambiare forma. Allora, lui aveva la giacca da camera, sotto aveva pantaloni, camicia, cravatta, la camicia con i gemelli d'oro e le bretelle elastiche. Ma io posso cambiare forma come voglio. Ha messo i due pollici sotto alle bretelle elastiche, li ha tirati, ha inspirato, il suo torace si è gonfiato e lui è cresciuto a dismisura, è diventato altissimo, quasi quasi toccava la testa sul soffitto. E io e le altre due ragazze ridevamo. Dunque, è per questo che ricordo questo episodio. Caspita, tutto quello che io so e conosco, sto assistendo a una cosa che non può essere, e la mia reazione è quella di ridere come un asino. Però era lui che ci induceva in questo stato di serenità, e stavamo assistendo a un prodigio. Pazienza alle due ragazze che magari non avevano le nozioni che avevo io, ma con tutte le nozioni che io avevo, lo stavo già intervistando per il libro. Era incredibile, era diventato gigantesco. Poi, tac, con le due dita le toglie da sotto le bretelle tunk battono sul suo petto, lui si sgonfia come un pallone, come l'omone della Michelin, no? Si è sgonfiato piccolo piccolo piccolo, è arrivato più basso del tavolo, e quando era più basso del tavolo dice a noi ragazze, e adesso ci sto in macchina. E noi a ridere, ma capisci, va bene, io ho visto una cosa straordinaria e mi sta bene. Ma più straordinaria e demenziale è stato il mio atteggiamento nei confronti di questa cosa. Come se lui l'avesse reso accettabile. Sì. Sì, perché comunque vedere una cosa del genere, cosa sta succedendo? Invece si vede che vi ha messo in una situazione tale da
poter ridere e scherzare di questo fenomeno, di questo prodigio, come dicevi prima, e non preoccuparti, non preoccuparvi appunto di quello che realmente stava accadendo, cioè stava Non facendo era un. possibile, però l'abbiamo visto. Non è che ci ha condizionati, ci ha ipnotizzati neanche per sogno. Ho sentito molto bene lo schiocco, clac, delle bretelle sul suo torace quando si è sgonfiato, scusatemi, passatemi No. il termine, ed è arrivato a meno di 1 metro di altezza, un gnomo. Anche la camicia e la giacca si sono ristrette. E ragazzi, prendere o lasciare, io l'ho visto. Ora tu queste cose qui, in quel capitolo che metterai su di me, le sfiorerai, le accenderai e dirai semplicemente che io non sono stato compreso e che è stato un errore perché avevo schiuso una porta alla scienza e la scienza ha rifiutato di collaborare con me. Secondo lei non hanno mai voluto approfondire le facoltà di Roll, o meglio, hanno provato a sbugiardare quello che era Roll per timore di dover cambiare il punto di vista della scienza, oppure perché era effettivamente una persona Ho che. capito. Ma quale scienziato si assumerebbe la responsabilità di dire nel consesso, nell'ambito del mondo scientifico, che quello che fa Roll è reale? Ma l'avrebbero fatta a pezzi. Tu li avrei già visto delle cose. Ma io posso anche capire perché non puoi assumerti una cosa di questo genere. Come un ricercatore scientifico importantissimo che conosco, che ho avuto veramente l'onore di avere come amico, quando ha fatto l'autopsia della sindone, ha detto: ma qui è accaduto qualcosa. Qui è accaduto qualcosa che la scienza non può spiegare in nessun modo. Ed era un grossissimo personaggio della scienza. Eppure lo hanno veramente distrutto, perché ha detto: lui ha fatto affermazioni antiscientifiche. E lui invece, dall'altezza della sua scienza, ha insegnato a migliaia di medici come si conduce un'autopsia. Dovrebbe esserci un atteggiamento quantomeno di apertura, poi ci sta che una persona possa mettere in dubbio determinate facoltà, determinati fenomeni, ci mancherebbe il metodo scientifico, ma partire dal presupposto che una cosa non può succedere, quindi non, anche se la vedo non sta succedendo, è forse un episodio di chiusura mentale che non porta la scienza a progredire sotto quel punto di vista. La scienza non crede allo spirito. Lo spirito non lo puoi strisciare su un vetrino o mettere sotto un microscopio, e per cui la scienza non ammette che lo spirito esista. E Roll invece dice che lui agisce attraverso lo spirito intelligente, non solo attraverso lo spirito, che già la scienza non lo capisce, ma lo spirito intelligente che non lo capirebbe neanche uno spiritualista. Per cui non esiste un dialogo comune con cui parlare. Non Sono due lingue esiste. differenti. Io penso che non esista un alfabeto comune con cui uno scienziato può parlare con uno che produce questo genere di eventi. Ma io sono andata alla ricerca di tante persone, sono andata in India perché ho bisogno di vedere, di capire, ho cercato di incontrare più persone possibili perché avevo bisogno di capire. Io non ho la chiusura mentale, però se 2 più 2 fa 5, ok, accetto, ma fammi vedere come hai fatto, o perlomeno se c'è un procedimento. La teosofia spiega in qualche modo questo genere di cose. I maestri della teosofia che compivano, passatemi il termine, dei prodigi sulla materia, attraverso Elena Blavatsky, molto molto simili a quelli di Roll. Io mi sono studiata la teosofia e Roll ce l'ho avuto vicino, lo potevo studiare di persona. I maestri dicevano: guardate che voi conoscete soltanto metà di una legge. Noi operiamo attraverso leggi di natura, non è magia, non è niente di strano. Ma voi non potete capire perché non abbiamo un alfabeto comune con cui capirci. Dice: voi conoscete solo metà di una legge. Voi con una fatica terribile, questi sono i maestri dell'Himalaya, con una fatica terribile avete capito che un atomo può essere scisso, disintegrato. E va bene, fate un pasticcio d'inferno, esplosioni, eccetera, eccetera, mentre noi sappiamo farlo in un altro modo. Noi siamo in grado di allontanare con un procedimento puramente mentale. Di allontanare tutti gli atomi di un oggetto, non li facciamo scomparire, li allontaniamo al punto tale che l'oggetto diventa invisibile. E voi, con la scissione dell'atomo, più o meno con un baccano infernale, fate una cosa simile. Ma noi conosciamo anche il seguito. Noi possiamo far viaggiare questi atomi lontani l'uno dall'altro, apparentemente invisibili, ma in effetti ci sono tutti.